Allora, siamo insieme a Gianni Salomone, amministratore delegato di Nuova Auto. Allora, stanotte non hai dormito? Purtroppo no. Purtroppo verso le 8:30, le 2, mi hanno svegliato perché mi hanno telefonato direttamente alla metronotte perché hanno cercato di forzare qui questa vetrina con un tombino, hanno divelto un tombino e hanno cercato di spaccare il vetro, l'hanno spaccato, sono entrati dentro, per fortuna è suonato l'allarme e poi grazie anche ai vicini qui, i gestori dell'AGIP, sono riusciti a far mandare via, facendo un po' di rumore, anche questi personaggi che non si sa chi siano, che sono venuti e hanno cercato di entrare. Per fortuna non hanno... sono andati via subito, quindi non hanno preso niente. Insomma. Cosa secondo te volevano prendere? Probabilmente sono andati direttamente alla cassa, perché è difficile portare via i ricambi qui perché è un po' tutto chiuso da tutte le parti. Di conseguenza credo che volevano prendere veramente i soldi dalla cassa, non ne hanno trovati perché i soldi vengono presi la sera. Ha fatto arrivare la denuncia ai carabinieri, un grazie alle forze dell'ordine, in modo particolare ai carabinieri, i quali si sono subito intervenuti, sono entrati dentro, hanno visto un po' quello che era successo. Non è finita qui la cosa, perché anche nell'immobile adiacente qui al magazzino ricambi hanno spaccato un altro vetro sempre con un tombino, ci hanno fatto dei danni a una vettura usata e quindi hanno cercato da tutte e due le parti, però non hanno rubato nient'altro, quindi questo si presume che andavano probabilmente a colpo sicuro direttamente alla cassetta per trovare i soldi, insomma, ecco.